Qui ci aveva portati il destino. Due file di reticolati, una fabbrica con tre camin, mille tedeschi arrabbiati ti gridavano passando vicino. Com, 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 raus, 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 los, 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 pas malaus. Una vera marmaglia infernale ti assaliva guardandoti male. Com, 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 raus, 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 los, 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 pas malau. Il campo era l'Ostamlager di Meppen, vicino ai confini dell'Olanda. E di lì poi fummo smistati nei vari campi di lavoro, era chiamati così allora. E dalla Germania, ai confini con Meppen, un gruppo di noi fu spostato qua in Renania, un paese che si chiama Felbert, e praticamente ed è fra Essen e Düsseldorf, il paese, tutto quanto la zona della Renania era praticamente industrializzata, ecco perché parlo, perché praticamente tutte le sere, quando incominciavano i bombardamenti alleati, sempre lì sopra, anzi, praticamente noi assistemmo dall'alto a quella che fu l'ultima battaglia fra mezzi corazzati, la famosa sacca di Kassel, sì, la sacca di Kassel, fu l'ultimo combattimento e noi lo vedemmo dall'alto che si, e poi quindi la fuga dei tedeschi. E così dopo praticamente arrivarono i famosi liberatori. Lì in Germania appunto eravamo in queste due camerate e praticamente andavamo a fare, si divisero in turni, i primi mesi io li ho fatti a scaricare dei pezzi di ferro che poi lo portavano a fondere negli altiforni della fabbrica e poi dopo invece mi misero come aiuto in un laboratorio che c'era lì, il laboratorio di questa fabbrica dove facevano naturalmente i controlli dei ferri, delle cose e lì insomma non si stava neanche tanto male e naturalmente lì in questi campi appunto ce n'era un po' di tutti i colori e gli italiani, i famosi repubblichini, mi ricordo che il giorno del lunedì di Pasqua del 44, perché non siamo andati lì, passarono di lì e noi eravamo, quel giorno non si lavorava, eravamo lì fuori, c'era un piccolo cortile dove eravamo seduti lì per terra e ci mettevamo così a cantare e cantavamo il coro del Verdi, va pensiero sull'ali dorate e passarono alcuni italiani repubblichini e andarono ad avvertire il custode che ci facesse tacere perché cantavamo dei canti sovversivi. E praticamente vennero lì e dettero, cioè fecero la propaganda dicendo che purché aderissero alla Repubblichina, loro andavano in Italia, ma con l'obbligo di diventare subito soldati della Repubblica Sociale Italiana. E naturalmente, anche perché questi ragazzini avevano anche fame, poveretti, ad aderire, se voi andate a casa, poi dopo fate i soldati con la Repubblichina e aderirono. Quando tornammo noi alla sera, ci parlavano di queste cose qui. E allora io che ero comandante lì del campo, mi avevano eletto non i tedeschi ma i miei compagni, praticamente io dissi adesso dico ci raduniamo, vi hanno promesso di mangiare come gli abbiamo, guardate. Non va bene fare così. Adesso fate una cosa, ci date i fogli di adesione. Disse ai miei compagni, facciamo una raccolta. Allora chi fumava, aveva di tanto in tanto,
le sigarette tedesche che chiamavano le papyrus, che erano lunghe, con da roba, non so cosa ci fosse dentro. E raccogliemmo il nostro magro pane, il brodo tedesco, un po' di fette, demmo tutto quanto lo dicato, però dateci i foglietti e li strappiamo. E furono strappati, così non ci fu nessuna adesione. Ecco perché gli IMI hanno fatto la prima resistenza in Italia. Ma però quando tornammo gli IMI, prima avevano ben altro da fare. Io ricordo in una lettera mandata a questo mio amico Fioresi, dice: noi eravamo a Dio spiacenti e dai nemici sui, perché lo Stato italiano ci ha lasciati andare alla deriva. Va Sia prima che dopo. bene? Sia prima che dopo. Ora, questa medaglia a quanti veramente può arrivare? Anche perché, per esempio, questo mio amico di San Vittore, quello lì è morto, era il barbiere Augustoni, ma anche il marito di mia cugina, Stella Barbieri Ferdinando, anche lui è morto. E sua moglie gli ho detto: no, no, dice, io non voglio sapere più niente. Praticamente ci hanno dimenticati. Perché appunto allora chi contava erano il 99%, sì, fossero no, erano solo partigiani. Noi no. Adesso si sono ricordati lo Stato italiano. Ma perché ci hanno tanto tanto ritardato? Praticamente fummo noi forse i primi a fare a spese nostre la vera resistenza. Perché praticamente ci avevano messo davanti auto perché se fai così bene, altrimenti tu puoi morire. Ma guarda che muoiono quelli che sono a casa. Penso che non l'avrebbero fatto, però la minaccia allora c'era. E sapevamo benissimo che molto spesso i tedeschi non minacciavano invano, eh?